Alex, non c'è Vabbè, sì. Allora, non lo so. Allora, Atalanta-Inter X, qui si va a rivelare quello che io continuo a dire da quando è iniziata la trasmissione, cioè che l'Inter è una buona squadra, ma che non ha l'organico giusto per affrontare tutto il campionato ad alti livelli. Comunque, vabbè, in casa dell'Atalanta non era facile. Atalanta sta viaggiando bene quest'anno. L'Atalanta sta viaggiando bene, però ecco, l'Inter gli manca ancora qualcosa. Gli manca qualcosa, quest'anno non potrà correre, secondo me, per posti importanti. Cagliari-Bologna, qui ne parlavamo. Ci ha fatto perdere pure tante schedine perse. Quindi Cagliari-Bologna 0-3. Il Bologna che aveva assolutamente bisogno di questo risultato, in quanto il Bologna aveva soltanto 6 punti. E comunque non è neanche una brutta squadra, se vogliamo vedere. Ma infatti non lo merita, secondo me, questo posto qui. I giocatori interessanti, oltre a Diamanti, ci sta anche per loro. Fiorentina-Napoli, sappiamo tutti com'è finita, cioè 1-2 per il Napoli. E questo abbiamo già commentato prima. Genova-Parma, Genova fa una bella prestazione, sbaglia un rigore, tra l'altro anche Gilardino subito sbaglia, tira un rigore molto male, brutto rigore, io l'ho visto. Però subito assegnato, dai. Si è rifatto Albertino. Però insomma, sempre un rigore sbagliato. Juventus-Catania 4-0, qui era abbastanza semplice il pronostico. Chiellini ha fatto quello che ha fatto, andava decisamente espulso e andava allontanato per diverse giornate, secondo me, Le prossime pronostici dobbiamo indovinare quanti peroni riusciranno. Sì, esatto. Livorno-Torino 3-3, bella partita, è cominciato con Torino che subito si è portato in vantaggio per 2-0 contro il Livorno. Sì, sembrava già finita dopo. Tra l'altro io avevo l'X del Livorno-Torino sulla schedina che avevo giocato. No, questo te lo dirò io quando. Ho fatto una schedina mia, nel senso che ho giocato. Ho messo l'X e l'ho preso. Pensavo di non prenderlo mai. Il Livorno ha tirato fuori una grande prestazione da recuperare. Sì, complimentoni. Orgoglio dei livornesi. Complimenti a loro. Milan 1-1 contro la Lazio. Veramente clamoroso. Tra l'altro, Kakà, devo fare i complimenti. Fa un gol fantastico, bello. L'unica nota positiva. Infatti, dicevano a fine partita: due fischi per il Milan, applausi solo per Kakà, perché ha fatto pure un barlume di speranza. Però, Alex, non si può perdere questa partita. Non la potete mai perdere, secondo me. Guarda che purtroppo ci potevamo quasi. Ti ricordo che giocavamo con Zaccardo e Zapata titolari lì addietro. Difesa imbarazzante. Sono gol che prendiamo che veramente non hanno. Non è possibile. Siani per il primo gol in Italia ce l'ha fatto con noi così. Ma poi un gol allucinante. Esatto. Sì, ma pure un gol brutto, tra l'altro. Cioè, veramente brutto. Dai, almeno facciamo tanti gol. Abbiamo preso 17, ne abbiamo fatti 17. Siamo in media. Meglio farne meno, però prendere un po'. Comunque, 1-2 dell'Udinese in casa del Sassuolo, e quindi l'Udinese si riprende dopo la partita con la Roma e fa questo risultato fuori casa. Il Sassuolo che ancora purtroppo si ritrova soltanto a 6 punti, quindi in coda alla classifica. Un Sassuolo che comunque gioca un buon calcio, insomma, mi spiace, però ecco, ovviamente in confronto alle altre è la meno preparata per rimanere in Serie A. Muriel anche fa un bellissimo gol. Sì. Verona che si conferma rivelazione di quest'anno con un 2-0 molto bello. Sì, che magari Verona... uno poteva pensare, capito, dopo la botta con l'Inter c'era un calo, niente. Ragazzi, Verona in quarta posizione insieme con l'Inter a pari punti, 19 sopra la Fiorentina, sopra la Lazio, sopra l'Udinese, sopra l'Atalanta, sopra il Milan. Il Verona clamoroso, sta facendo un ottimo lavoro Mandorlini. Veramente, veramente tanti complimenti dobbiamo fare ai nostri amici del Verona. Bravi, bravi, continuate così. E poi, vabbè, ha chiuso giovedì sera 20:45 Roma-Chievo. La Roma che riesce a vincere anche questa partita con notevole difficoltà, perché poi bisogna dirlo, lasciando pochissime occasioni per quanto riguarda
le occasioni da gol che, del Chievo, perché poi tranne... Adesso il prossimo turno, perdonami, della Roma quando è? Allora, domenica sera. Noi giochiamo domenica sera. Adesso andiamo a vederli tutti, eh? Perché così poco riposo? Nel senso, perché il giovedì è... Qui si gioca ogni tre giorni, è così. Ma è così. È solo sì, no, ma nel senso, perché non il mercoledì rispetto alle altre, giovedì? Ah, no, non lo so, non lo so. Non lo so, non so darti una motivazione. Cioè, non c'è un problema di Champions, di coppe, di cose. Non vedo perché. Un giorno in meno, tu dici, vabbè, un giorno in meno di riposo. Vabbè, Non so che dirti, Alex. Non ho informazioni riguardo. Conviene, se continui così, ti conviene. Comunque, allora, vabbè, dai, abbiamo detto tutto. Quindi andiamo a ricapitolare la classifica. Aggiornata alla decima di campionato, Roma 30 punti, subito dopo troviamo Napoli e Juventus a 25, Inter e Verona a 19, Fiorentina 18, Lazio 15, la Lazio che viene doppiata praticamente dalla Roma, Udinese, Atalanta 13, Milan e Parma 12, Torino, Genova 11, Cagliari 10, Livorno, Sampdoria, Bologna tutte a 9 punti, Catania e Sassuolo a 6 e il Chievo che rimane a 4. Veramente ormai sì. Penso che siamo addirittura d'arrivo per San Nino. Non credo ci sia, anche se ha giocato, no, cioè in realtà non è che ha giocato una bella partita. Però secondo me era il tipo come doveva impostarlo, cioè puntare a non prendere sì, gol. Sì, però no, beh, ma quello non è giocare una partita, no, quella è mettiamose tutti dietro e speriamo che ci fanno gol. Quello è non prendere gol in una partita, diverso. Catenaccio. Beh, però io credo, insomma, che per esonerarlo non possono basarsi esatto, Roma, esatto. Chievo, no, cioè... no, infatti no, ma si era parlato, s'era parlato della prestazione. Allora aspetta, ci sta arrivando una telefonata, c'è una chiamata, c'è una chiamata. Sì, si risponde. Pronto? 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 Ah, io questa voce la conosco. Sì? Oh. Ma che fine hai fatto? No, non fare finta di non saperlo. Che fine ho fatto? No, vabbè, io vogliamo saperlo. Io lo so, saperlo. Io lo so che non fai un cazzo, però dico anche gli altri, rendiamoli partecipi. Ecco, ho impegni di lavoro, che devo fare? Sì, vabbè, mo si chiamano impegni. Come stai? Come stai? Come sto? Niente, ho una mezza depressione. No. Senti, depressione, di a tutti dove sei oggi, visto che stai lavorando. Sto lavorando. Sì, certo. Vero? Vabbè. Vabbè, a parte oggi non sto lavorando, ok, è vero, sto al mare. Ecco, ah, hai capito? Che lavoretto. Ma pensavo che anche la radio fosse chiusa. Sì. Giorno di festa, festa per tutti. Senti, lunedì però ci sei. Purtroppo sì. Ammazza. Ma come purtroppo? Dovresti essere contenta qui, non ti manchiamo. No, sono contentissima. Ah, ok. Che bugiarda. Senti, allora, sei pronta per questo culo pronostico per quanto riguarda Torino-Roma? Hai già le idee chiare? Non lo so. Ci non lo so come la... Ah. Non lo so. Ah, lo so. No, è il problema... ci abbiamo avuto proprio un problema per quanto riguarda il telefono. Improvvisamente ha dato nessuna sim. Ah, ok. Bene. Quindi, perfetto. Si è provato a chiamare. Non troverete nessuno. Non esiste la sim. Perché la sim non viene riconosciuta. Evviva. Bene. Ok, andiamo avanti. Marika, la salutiamo. Comunque sarà con noi lunedì. Lunedì tornerà qui con noi a farci compagnia. Quindi dicevamo, il Chievo in realtà era valutata la prestazione del Chievo, non tanto il risultato. Esatto, sì. Avevo letto che comunque si parlava più che altro di prestazione, non tanto di se la partita veniva. Perché giocare all'Olimpico con la Roma capolista, non puoi basarti su quello, perché se non era un allenatore. Bene, Alex, ci sei? Sì, sono qui. Ok, perfetto. Allora, vabbè, dai, undicesima giornata, subito, veramente questa è stata una settimana molto intensa, ci ritroviamo subito catapultati nell'undicesima giornata, va in segreteria, ecco, Marika mi sta scrivendo, lo so, quindi cominciamo subito per domani sera si parte alle 18, Parma-Juventus. La Juve che gioca fuori casa contro il Parma, che comunque è in buona forma in queste ultime partite, sta dicendo la sua, anche se viene
da una sconfitta contro il Genova, però comunque non è una squadra non è una squadra da prendere noi lo sappiamo bene, Alex. Non è una squadra da prendere sotto gamba, secondo me, quindi staremo a vedere. Non sarà una partita semplice per la Juve, che ovviamente sulla carta parte avvantaggiata. Beh sì, sicuramente, dai. Mi sembra abbastanza ovvio. Vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo di pronostico. Sì, dai. Vai, ce l'hai per scrivere? Allora, dimmi tutto da capo, via. Alla Parma Juventus. Ma io sparo un 2 pulito, così la Juve non dovrebbe avere troppi problemi a vincere, secondo me. Io dico un 2, quindi. Io dico X, ma è più una speranza. Io anche una speranzona, proprio. X con radiazione di Chiellini dall'alto del... Ci potrebbe stare, dai. Magari spacca qualche altra cosa, qualche difensore. Vabbè, poi, Parma Juve, allora, X, 2X. E io 2. Allora, poi Milan Fiorentina. Poi si giocano partite importanti, Sì. Poi ragazzi, nella prossima c'è proprio uno scontro, un big match impressionante, Juventus-Napoli, alla 12esima. Ma comunque, vabbè, ci arriveremo. Adesso mi è andato l'occhio. Dicevamo, Milan Fiorentina, grande partita questa qui. Dobbiamo partita fare una grande prestazione importante, secondo me, per il Milan, che non può più perdere, secondo me, a questo punto. No, dovremmo fare una grande prestazione. Ma io penso che il Milan non volesse perdere neanche le altre. No, ok, su questo non credo non ci siano dubbi. Però questa non però può. Però Galliani oggi leggeva una dichiarazione, ha confermato Allegri fino a fine stagione. Sì, lo so, l'ho letto. Che devi fare? Ma tanto, cioè, secondo me è sempre il solito discorso che gli devi dire Allegri, poraccio. Sì, no, ma anche perché oltretutto adesso chi potresti mettere? Ora come ora, oggi vedevo delle dichiarazioni di Seedorf dal Brasile, si parla di un possibile aiuto di Seedorf. Però sì, pure quello sarebbe un gran bell'azzardo, perché Seedorf, con tutto il rispetto che ho per lui, però... sarebbe la prima esperienza allenatore al Milan. Io preferivo Inzaghi a sto punto. Inzaghi l'anno prossimo, volendo, se siamo Allegri, comunque si è fatto un anno di primavera, potrebbe anche starci. Tra l'altro Seedorf che ha detto sono andato via perché non mi prendevo con Allegri. Sì, ho letto tutto. Ma era vero comunque, quindi... Oggi però sembra che abbia ritrattato un po'. Ha mandato tramite Sky. No, ha detto ha fatto una rettifica delle sue dichiarazioni. No, hanno capito male nella traduzione. Esatto. Sì, vabbè. Vabbè. E comunque allora, Fiorentina, tasto dolente. Vai, dite prima voi, io ci penso un attimo. Questo è il risultato esatto? Risultato esatto. La Fiorentina però mancano dei giocatori importanti. Sì, gli mancano, quindi... Ma io penso riusciamo a vincere questa, dai. 2-0, calla. Aia, 2-0 addirittura. No, perché più che altro Balotelli non segnando un po', secondo me si deve sbloccare contro la Fiorentina. Va bene, tu vai di 2-0. Vado di 2-0. Tu, Teo? 2-1. Va bene. 2-1 sempre. Oh, vi do fiducia ancora, però porca miseria. Però uno avete rotto, dici. Basta, questa è l'ultima possibilità che vi do. Poi vi do tutti i risultati contro, Io 2-2. Vabbè, ci può stare tutti e tre, dai. Spero almeno per sfatare, ma no. Vai, poi Napoli-Catania. Vabbè, qui è un 1, ragazzi. Secondo me è un 1. Però il Catania, secondo me, gliela fa sudare al Napoli, perché adesso prendi ha preso questi pure, 4 pallini. C'hanno pure Bergessio e Barrientos fuori. Bergessio è per la tramvata che ha preso da Chiellini. Barrientos già era fuori, diventa troppo difficile. Diventa parecchio difficile per Catania. Anche un pareggio diventa veramente complicato. No, purtroppo devo dare l'uno del Napoli. Sì, anch'io mi associo. Vabbè, io dai, per cercare di gli metto un X, vediamo. Vai. Proprio per tu sei quello dai risultati impossibili, praticamente. Esatto, per invogliarli proprio. Ah, dici se ci sentono almeno. Magari dici. Comunque oggi se qualcuno ci voleva chiamare, sfiga, guarda, è incredibile. Poi dici, com'è che non chiamano? No, veramente, guarda, pure l'altra volta è successo. E poi dici, com'è non chiamano? Non c'è il telefono. Ma dice sim, ma non riconosciuto. Cioè proprio. Ma allora, il discorso è che l'ho tagliata io casareccia, perché era una sim normale. Allora, ogni tanto va, ogni tanto non va. Fa un po' quindi... come gli pare, quindi... Purtroppo, ma provvederemo, adesso compreremo con i potenti mezzi della radio, compreremo una nuova sim, faremo questo investimento. Alla grande. Allora, dicevamo, Napoli-Catania abbiamo detto 1,
Livorno-Atalanta. Io Livorno continuo a dargli fiducia, metto sempre l'uno o comunque X sulla schedina, non va mai. Ma con Atalanta è una partita...